Eccolo qui. Buongiorno a tutti. Stamattina la prima cosa che ho voluto fare è stata venire qui nel recinto di Prince, perché volevo mostrarvi una cosa bellissima che sto notando da qualche giorno. Prince, quando noi arriviamo, esce e comincia ad essere incuriosito ed attento a quello che succede al di fuori della parte chiusa, in cui lui di solito rimane, essendo molto intimorito da tutto. Vi ricordate la storia di questo cane? Lo recuperammo in uno stato penoso. Era un cane che viveva libero nella città di Taurianova ed si era riunito ad un branco. I cani che vivono in branco in città ovviamente diventano bersaglio di scherzi, dispetti o peggio di avvelenamenti, perché vanno cercando da mangiare, disfano i secchi, non sono ben visti. Lui era rimasto solo perché malato di scabbia ed in condizione terminale. E molte persone hanno cercato di prenderlo, ma è un cane che è sempre stato inavvicinabile e quindi nessuno è riuscito a recuperarlo per poterlo curare. Noi ci siamo riusciti, lo abbiamo curato e dopo una lunga degenza siamo riusciti a portarlo a rifugio. Era un primo passo in avanti, ma i primi giorni lui, pur avendo una pelle molto migliore, avendo preso un po' di peso, era molto triste ed era in difficoltà poiché non era abituato alla vita di un rifugio. Attendevamo con ansia di vedere qualche passo in avanti. L'abbiamo messo con Zucchero, che vedete qui, la timidissima Zucchero, e suo figlio Lino. Lui ha cominciato piano piano ad affacciarsi dalla casetta in cemento chiusa e oggi quest'ultima settimana siamo arrivati al punto che ha cominciato ad uscire ogni volta che ci ha visto, mostrando un interessamento, e questi sono dei momenti per noi molto importanti perché dimostrano che lui sta cominciando ad essere interessato e partecipe a quello che succede nel rifugio. Sono dei piccoli passi in avanti e siamo molto felici ed orgogliosi di poterveli mostrare.